Allora, piccola pausa per voi e per me, anche perché abbiamo concluso il primo argomento che riguarda appunto l'estetismo e la sua crisi. Ci siamo concentrati nella lezione precedente sull'estetismo. Ora vediamo come, quando e perché l'estetismo entra in crisi. Molto presto in realtà entra in crisi. D'Annunzio infatti si rende conto che questa sua maschera dell'esteta, questo suo vivere isolato dalla borghesia, in realtà nasconde e cela un'intima debolezza. Intima debolezza di questa figura e della costruzione ideologica, no, che la figura dell'esteta presuppone. L'esteta si rende conto D'Annunzio ben presto che non ha la forza di opporsi realmente alla borghesia in ascesa. È vero, la critica la escluse, anzi lui si esclude da essa con un atteggiamento molto snob, sottolineando che i valori della borghesia sono negativi. Però questo a livello sociale non porta a nessun riscontro pratico. Con questo atteggiamento l'esteta è debole, non ha la forza di opporsi realmente all'aspetto che critica della società a lui contemporanea, cioè l'affermarsi della borghesia. D'Annunzio avverte quindi ben presto tutta la fragilità della figura dell'esteta. In un mondo, quello appunto dell'Italia post-unitaria, lacerato da forze e conflitti troppo brutali per essere, come dire, risolti con un semplice isolamento da snob. Quindi si rende conto che il suo isolamento sdegnato non può che diventare qualcosa di sterile, di inutile, di impotente. E quindi si rende conto che questo culto spassionato per la bellezza, per l'arte, è in realtà qualcosa di assolutamente fittizio. È una menzogna, una grande balla. La costruzione dell'estetismo, quando D'Annunzio arriva a pensare all'estetismo come una grande bugia, entra in crisi. Come ci accorgiamo che entra in crisi? Ovviamente dalla produzione letteraria di D'Annunzio. Dopo questa serie di numerose raccolte poetiche che rappresentano la fase estetica di D'Annunzio che vi ho citato nella lezione precedente, scrive un romanzo, il primo romanzo di D'Annunzio, intitolato Il piacere. Siamo nel 1889. Sicuramente il primo romanzo scritto da D'Annunzio, appunto Il piacere, è la testimonianza più esplicita della crisi dell'estetismo. Al centro del romanzo si pone la figura di un esteta, potremmo dire un alter ego, potremmo dire un doppio di D'Annunzio. Si chiama Andrea Sperelli. E in Andrea Sperelli D'Annunzio davvero obiettiva, cioè rende obiettive, rende oggettive, concretizza, dite come volete, la sua crisi e la sua insoddisfazione, avendo lui appunto adottato e scelto di vivere come un esteta. Chi è questo protagonista del piacere? È chiaramente un artista, giovane aristocratico. D'Annunzio lo definisce come tutto impregnato di arte, nel senso che era un artista che proveniva da una famiglia di artisti, per cui esteta nato da esteti, va bene? Quindi in lui era innato il principio per cui l'artista deve fare anche della propria vita un'opera d'arte. C'è un problema però, che Andrea Sperelli è un uomo dalla volontà debolissima, e quindi non è così semplice. D'Annunzio era molto bravo a farlo, ma non è così semplice vivere la propria vita come se fosse un'opera d'arte. Bisogna avere l'attitudine, la capacità e la forza per fare questo. Quindi potete immaginare che crisi viva Andrea Sperelli, che esteta nato da esteti, tutto impregnato di arte, artista nato di artisti, ha nel DNA la consapevolezza che la propria vita debba essere fatta come se fosse un'opera d'arte. E quindi lui impiega tutte le sue energie affinché questo avvenga,
ma purtroppo non ne ha la capacità e quindi ogni tentativo è vano, ogni tentativo fallisce. E cosa succede quando i tentativi falliscono? Si moltiplicano i tentativi, ma sono sempre più, come dire, negativi, le forze di un uomo, comprese quelle di Andrea Sperelli, si esauriscono.